Il workshop Homeland dell'artista cinese Kai Guoji parte da una collaborazione tra Trieste Contemporanea e ICS Ufficio Rifugiati. Il laboratorio performance coinvolge un gruppo di giovani migranti, richiedenti asilo e rifugiati. Homeland fa parte del più largo progetto Health Heal Plan, al quale l'artista sta lavorando da molti anni in diverse città del mondo. Il lavoro concettuale e performativo di Kai Guoji è seguito in Italia da Yang Chun Men, curatrice di arte contemporanea. Nel suo progetto, Kai Guoji mette in discussione il concetto di proprietà, ispirandosi al pensiero dei filosofi Deleuze e Guattari, che criticano l'imposizione dei valori astratti del mercato, anche quando la vita e la società devono rispondere a bisogni concreti. Per Kai Guoji, l'Occidente ha una storia caratterizzata da continue mutilazioni, violenze e riunificazioni in nome di confini astratti e politici. Allontanandosi dalla logica capitalista, che nella terra vede la proprietà, un segno su una mappa, piuttosto che indicare un confine, può essere un luogo di interazioni. Con il suo lavoro di deterritorializzazione, l'artista ci invita a cambiare la prospettiva e a liberarci quanto più possibile dal desiderio di proprietà. Kai Guoji, ad esempio, esplora le mappe catastali alla ricerca di una nuova visione di mappa. Interviene tracciando una linea rossa che non delimita la proprietà, ma segna gli spazi di appartenenza che una mappa non usa segnare. Chiederemo ai ragazzi qua presenti di disegnare la loro casa, la casa che hanno lasciato nella terra che hanno dovuto appunto abbandonare, e dovranno anche compilare una specie di contratto di vendita del terreno dove è ubicata questa casa, e successivamente manderemo, tramite scansionando appunto questi documenti, il contratto all'artista, che lo firmerà e ce lo manderà indietro. E avremo occasione sia di parlare con l'artista sia con i ragazzi qua presenti, e quindi voler conoscerci tutti un po' meglio.